io sono nato in Italia di madre italiana e padre albanese. In Albania io sono andato all'età di 3 anni, nel 38. Tutto il tempo della seconda guerra mondiale, il tempo anche della dittatura, noi lì non avevamo nessuna possibilità di esprimerci, per ragioni che la dittatura aveva vietato ogni espressione libera in pittura, come anche in poesia, in letteratura in generale, anche nell'espressione della libertà. E questa è la ragione per cui tutto il popolo albanese vedeva l'Occidente come la salvezza. Gli artisti albanesi erano dentro la Lega degli scrittori. Lega degli scrittori era l'associazione statale del partito. Loro avevano i privilegi e avevano anche la possibilità tutto di pubblicare, sempre censurati secondo la dottrina e l'ideologia politica del partito. Invece per opposizione non c'era, perché lì c'era solo un partito, il partito cosiddetto Partito del Lavoro, ma in verità era il Partito Comunista. Appena venne al potere Andreotti, il dittatore, liquidò, vuol dire uccise, tutti gli intellettuali che avevano studiato in Occidente. Tutto ciò che ho scritto in poesia o in prosa, che spero presto lo pubblicherò, ha a che fare con la realtà, con la vita vissuta in Albania. Ma non è una letteratura realista nel senso del realismo socialista. Il realismo socialista è il metodo che incoraggia i mediocri e uccide i talenti. Noi volevamo pure gli artisti del silenzio, volevamo, pensavamo di esprimere la realtà, cosa che non è possibile lì in Albania fino alla caduta del muro di Berlino. Dopo voi siete testimoni cosa è successo con l'Albania e con tutti i paesi dell'est europeo. Ma l'Albania è stata la dittatura più terribile, più atroce di tutti i paesi dell'est europeo. Per una finestra nel corpo della notte, a nome della vita ti cantai, per il passato, il futuro ti canto, per coloro che cantano, per coloro che canteranno, ti canterò. Per una finestra nel corpo della notte, per l'azzurrità dell'alba, per la fiducia al pari della roccia resistente, ti canto. Per tutta l'attesa del mondo, per l'ansia dentro e fuori dell'attesa, per la luce e per il tuo inesorabile vigore, ti canto. Libertà.